Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti a tutti quanti, benvenuti, cari miei ragazzi, anche oggi si streama alla grande, wow, già due spettatori, wow, grazie, grazie a tutti quanti per stare qui con me, e anche oggi si streama, anche oggi si porta un po' di League of Legends. Ah, mi sono scordato di scrivere, ho scritto male la cosa, quindi come sempre sbaglio, lol. Andiamo su League of Legends. Aggiorno informazioni. Let's go, let's go. Si va di informazioni cambiate, giusto? Ok, perfetto. Speriamo quest'oggi di essere un pochino più fortunati. Eccolo. Grande, amici. 5 spettatori già. Wow, grazie, grazie. Sono molto contento. Allora, andiamo a giocare. Subito, subito. Nel frattempo, mentre giocheremo, io vi posso parlare del fatto che ho finito Loki finalmente. Bello, molto bello. Devo dire che queste serie TV. Allora, quando pensavo che la Marvel facesse le serie TV, era un po' così. Non è che mi piaceva tanto. Invece, devo dire che con WandaVision bellissima, ma e Loki altrettanto bello. Una figata assurda, veramente molto bello, molto bello, mi è piaciuto molto. E niente, parla dei viaggi temporali, alla fine fa, cioè alla fine è anche abbastanza un po' filosofico, non troppo, però un po' filosofico. Adesso non voglio spoilerare niente, però posso, diciamo, possiamo dire che Loki è il primo dell'universo Marvel dichiaratamente fluido. E lo dichiara in una puntata. Perché, vabbè, lui nel fumetto si tromba chiunque. Però nella cosa dice che praticamente sia principi che principesse hanno provato a dargli, cioè ci hanno provato con lui. Mentre con noi non ci si prova nessuno, né principi né principesse, nessuno. Quindi proprio bella merda. Io loghi tutto e noi niente. E poi lui come coso è veramente simpatico, cioè veramente bravo, secondo me. L'attore Tom Hiddleston, Tim Hiddleston, come cazzo si chiama? Molto molto bravo. Tra gli altri c'è l'attore di Owen Wilson, Timmy. Tra gli altri c'è l'attore Owen Wilson, che ricordiamo per su, dai, fallo, fallo, forza, fallo, fallo, su, dai, fallo, fallo, dai, zucchero, mandami in solluchero, fallo, fallo. Eccolo, ricordiamo per questo. Qui sulla guancia, forza. Su, dai, avanti, fallo, fallo. Bellissimo, Starsky Hutch, stupendo. E niente, anche Owen Wilson ha una bella parte. Ah, poi, ragazzi. Oh, ma che belle pollastrelle. Forza, zucchero, mandami in solluchero. Dai, fallo. Qui sulla guancia, forza, fallo. Comunque, la cosa bella che mi ha fatto ridere un sacco, cioè che mi ha fatto ridere, che sono stati molto bravi, questo che lo posso spoilerare, è che il nome di Owen Wilson è Mobius e c'hanno a che fare con le linee temporali. Quindi gli hanno dato questo nome Mobius come il nastro. Cioè come il matematico che ha fatto il nastro, no? Che è un nastro infinito, nel senso è un loop infinito. E quindi ogni volta che si parla con delle linee temporali negli Avengers ci stanno sempre Mobius di mezzo, questo nastro è Mobius, anche su Avengers Endgame, per tornare indietro nel tempo, gli Avengers utilizzavano il nastro di Mobius. E quindi niente. Good day everyone, good day everyone. Categoria italiano, inglese, ancora c'è inglese. Bene, bene. Allora, non voglio essere una persona troppo. Aspetta, aspetta, c'ho una notifica da Twitch.
Attenzione, ho una notifica da Twitch, ragazzi. Sentite questa. Non tutti gli emittenti si impegnano come te. Fai parte di una nuova classe di emittenti note come affiliati Twitch. Aderisci al programma. Ora aderiamo subito al programma. Registrazione affiliato. Password. Qual era la password mia? Chi se la ricorda adesso? Però già ho scritto da qualche parte. Verifica. Password errato, un giorno la vedremo. Verifica account. Attenzione, siamo affiliati. Affiliati Twitch. Finalmente, affiliati Twitch. Oh my god. Oh my god. Oh my god, dopo tanto peregrinare, finalmente siamo affiliati Twitch. Grazie Isa, ciao Isa. Finalmente siamo affiliati. Che bello, che bello. Allora, adesso voglio andare un attimo a vedere. Tanto che aspetto. Dai, poi attivalo così mi abbono. Sì, adesso infatti lo volevo attivare, ma... Allora, che dovevo andare a vedere? Questo. Qui ce l'ho. Allora. Vediamo se ce l'ho qui, vediamo, vediamo. Allora, c'ho Steam, vediamo, c'ho Disney Plus. Oh, non la trovo. Bene ragazzi, siamo affiliati ma non ci ricordiamo la password. Eh? Bella idea questa. Bella merda questa. Aspetta, vediamo se è questa. Sì, e vai, è questa, cazzo. No, I don't wanna become famous. Ma che vuole questi? Simone, pensaci tu. Ma ce l'ho, è lunghissima per registrarla, quindi lo faremo piano piano. Wow, che bello, che bello. Nuclearizzato, bravissimo Simone. Così ti voglio, carico, potente. Così, uccidiamoli tutti questi ragazzi. Bravo, esatto. Sospendilo per 600 secondi, ma se non per 2000 secondi, questo ragazzo che non va bene. Raga, siamo affiliati Twitch. Ma che vogliamo di più della vita? Dobbiamo solo andare a scrivere delle cose. Piano piano ci riusciremo. Si spera. Ma siamo affiliati Twitch. Oh my god, dopo tanto peregrinare ce l'abbiamo fatta. Rileggiamo. Non tutti gli emittenti si impegnano come te. Grazie. Grazie. Nel frattempo la partita non parte, 8 minuti e 10 che stiamo parlando, ma qui non arriva nessuno. Abbiamo 4 spettatori. Bene. Bene, va bene così. Grazie per i 4 spettatori che aspettano la partita insieme a me. Nel frattempo cerchiamo in qualche modo di poter arrivare. Niente. Continuiamo a non avere una partita che parte, ma non succede niente. Nel frattempo andiamo a vedere un attimo una cosa.
Non questo, non questo. Ok. Raccontaci la tua giornata preloquio. La mia giornata preloquio è stata molto semplice. Allora, stamattina mi sono svegliato, quindi già qualcosa ho fatto. Poi niente, qui non gioca più nessuno. Oh, intanto posso aprire questa sfera. Vediamo questa sfera cosa porterà. Due frammenti di chiave, 200 senza blu, una merda. Andiamo a aprire quest'altra sfera. Nunu e Willump, Shyvana e 90 senza blu. Evviva! Wow, ho 5 Shyvana. Ora posso. Questi me li posso, per esempio, disincantare in essenze. Una, due, tre. E una Shyvana la potenziamo in campione permanente. Potenzia. Boom. Let's go. 10 minuti che aspettiamo. Però adesso abbiamo anche Shyvana, un campione permanente. Comunque, dicevo, la mia giornata preloki non è stata poi così bella. Perché, nel senso, sta tranquilla. Niente di che, sono stato dentro casa, ho dato ripetizioni a una ragazza. E poi niente. E poi è finita lì la giornata. Purtroppo. E voi che facete voi? Qui ragazzi abbiamo un problema fondamentale che è che la partita non vuole partire. Hai lavorato? Com'è andata? Com'è andata Simone al lavoro? Raccontaci. Raccontaci il tuo lavoro, com'è stato? Eh? Mi sono arrivate cose da aprire, bene, bene, tipo i pacchetti o le gambe di qualche donna, eh? Brutto sporcaccione? Eh? Let's go, potresti, certo, se vuoi possiamo aprirle in live, assolutamente. Absolutely yes. Quando ritorni a casa da lavoro, cioè non so se stai ancora lavorando oppure se stai da qualche altra parte, cioè quando... quando torni a casa e stai libero, ci chiamiamo e le apri. Sono ancora in ufficio. Comunque oggi è giornata tranquilla. Bene, bene. Bravo Simone, tu che lavori e porti avanti il PIL degli italiani, non come me, che non faccio un cazzo. Però sono affiliato, ragazzi. Sono affiliato. Wow, what the fuck. Non pensavo questo traguardo possa... Che noia, lol. Metti un po' di Simon Biles. No, no, no. A proposito, Isabella. Allora, abbiamo deciso con Isabella che... Naturalmente, dopo tanto lei farà, come sempre, si toglierà da questo progetto. Ma si era deciso che praticamente... noi commentavamo le Olimpiadi quando cominciano su Twitch, ok? Quindi commento Olimpiadi, visto che Isabella gli piace tanto le Olimpiadi di ginnastica artistica o ritmica, non mi ricordo mai. Oh, ma è 12 minuti, ma che cazzo stiamo a fare? Ragazzi, qualcosa, qualcosa. Bravi, sono belle le Olimpiadi. A me piace molto le Olimpiadi di pallavolo, quindi commenteremo solo quelle due e il resto. No, non è vero. Cerchiamo di commentare tutto, ma il problema è che è difficile commentarle perché io, per esempio, non le so le cose delle Olimpiadi. Quindi è un bel problema. E poi ho anche fatto le figurine dell'S lunga delle Olimpiadi perché segue. Sapete che gli orari sono merdosi, sì. Però possiamo commentarle tipo il giorno dopo. Così, solo per fare quattro chiacchiere. In modo tale che possiamo. Possiamo vederlo. Possiamo vederle, capito? Il giorno dopo, se sta su YouTube, magari le cose possiamo vederle. Cari amici, qui non succede nulla. Allora, io sai che faccio? Levo e rimetto la partita e ricomincio. Quindi altri 7 minuti di aspettare. Let's go. Sperando che qualcosa si muova. Qualcosa dal carrello si muova. Esatto, tipo riassunto e parere. Bravissimo, 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 esatto.
Poi potremmo invitare degli esperti, visto che noi non siamo nessuno di noi esperto. Che c'ha dietro? Che è sta cosa che c'ho dietro qua? Ah, è la sedia. Ah, ecco che. Non sapevo che era sta cosa che c'ho dietro, questa di qua. Questa qui. No, questa. Questa qua. Ecco, questa qui. Ho detto che è? Che è? È la sedia. Poi ti metto in contatto con gli orecchiechi. E tra parentesi, ho scoperto che c'è un agriturismo nelle Marche. Quindi possiamo andare lì e chiedergli, ehi Yuri, allora che facciamo? Ce la fai un commentino così? Puppà? Lui ce lo farà, voglia. Visto che si è messo a commentare coso, visto che si era messo a commentare Takeshi's Castle, spero se mette a commentare. Ragazzi, se qui continua a non esserci la partita, io direi di andare a vedere Takeshi's Castle. Takeshi's Castle su cose che mi fanno veramente molto ridere. Quando è che l'ho visto? L'ho visto un po' di tempo fa, Takeshi's Castle su YouTube. Mi facevano spisciare con il commento di Lillo e Greg. E a volte c'era anche Yorikeki. Oppure mi sbaglio, forse Yorikeki non faceva parte di Takeshi's Castle. Faceva parte Oh, accetta partita. De coso, de. Come si chiama? Ninja Warriors. Ninja Warriors, lui era. Lui era uno che commentava Ninja Warriors. Finalmente è stata accettata questa partita. Forse riusciamo a ricominciare. Finalmente si è lodato Gesù Cristo. Sì, penso Ninja Warriors. Sì. Mi pare Ninja Warriors a me, però non so sicuro al 100%. Andiamo a bannare Urgot. Come sempre. Ho la speranza. Vediamo quello che viene fuori. Allora. Praticamente. Vediamo, ok, Olaf, Lux, non abbiamo molti tank, dobbiamo dire la verità, non ci sono molti tank, ma non c'è scritto best Yorick in Lucca sul mio coso, sì, non c'è scritto, scrivo best Yorick in Lucca, una cosa che mi sono dato da solo, eh. Un encomio che mi sono dato da solo. Il best Yorick in Lucca. Great encomio. Il cacatombe della Lucca che conta. Ah, no, andava bene. Ok, giocheremo contro Riven. Riven è molto forte. Dobbiamo stare molto attenti. Non è facile da giocare. Sì, è vero che manco è vero, però Yorick lo usano talmente tanto e poca gente, perché bene o male non piace a nessuno se non a me, che quindi è. Probabilmente potrei anche essere il best Yorick di Altopascio. Forse non di Lucca, e nemmeno della piana di Lucca, ma di Altopascio sì. Comunque, se c'è qualcuno che è della piana di Lucca e conosce uno Yorick migliore, potete benissimo dirmelo e vedremo quello che succede. Allora, che prendiamo? La stirpula Tenacia. Allora, fammi vedere. Sì. Ma. Io giocherei con la Tenacia. Andiamo a giocare con la Tenacia. And let's go, and let's continue. Let's continue, guys. Let's have some fun with this. And let's have a transition.
Boh, mi dà un fastidio che al contrario la cosa, cioè io adesso sto già il braccio sinistro. No, non è il contrario, è specchio. Sì, è specchio. Mi dà troppo fastidio. È una roba veramente fastidiosa. Riven, fiore spirituale, forte, lei è forte. C'ha una livello 6, 76.000. Vediamo un po' come andrà a finire. Ai ai ai, Vayne, 334.000, Xerath 136.000. Vayne molto forte. 334.000 di maestria significa che ci ha giocato tantissimo. Per chi non lo sapesse. Come 137.000, ci ha giocato tantissimo. Con quel champ, eh. Io con Yorick che ci ho giocato 280.000 e vabbè, naturalmente non è che so il top del top, però un po' ci ho giocato con Yorick, quindi lo conosco bene. Più ci giochi, più prendi confidenza con il champ con cui stai giocando, come è normale che sia, come se giochi, che ti posso dire, a calcio con un pallone e ci prendi piano piano confidenza, capisci come colpirlo, eccetera, eccetera. Detto questo, andiamo subito. Antico e mezzo morto, ma ti verrò a prendere. Allora, ci piazziamo sul tribush qua. Sperando in un non. Benvenuti nella landa degli evocatori. Il mondo mi ha negato la felicità. Ora tutto morirà. Perfetto. 30 secondi alla generazione dei minion. Vediamo, vediamo. Io ci giocavo abbastanza con Yorick, sì. Però guarda che ti dico la verità, per sapere bene un campione devi superare secondo me le 200.000 di maestria. Perché sopra già con 76-77.000 ancora non lo sai, 76.000 ci metti tanto per arrivarci. Io tipo Irelia ci ho giocato 136.000, mi pare, c'ho di maestria, una cosa del genere. E non la so giocare benissimo, poi Irelia vabbè. È un campione più difficile, così, però non è facile. Non è facile conoscere bene un campione, sapere quando può ingaggiare, quando non può ingaggiare, quando muore. Non è facile, non è facile. Devo dire che non è facile. Ecco, il problema di River sarà che è molto. C'ha una mobility assurda. Quindi questo è un bel problema. Ok, un po' si fa pushare. Cioè, anche capì quando è che puoi attaccare un minion e quando no. Che cosa sarà una tomba in Dio piedi? buono, sta calma. E che? Vabbè. Oh, un Non ti dendato. maledirò, ti ucciderò. Va bene, ci dobbiamo fare. Adesso dobbiamo farci i cazzi nostri. Aspetta che push. Che tanto lo farà. Perché è già un ordine minion enorme. E poi aspettiamo sotto la torre. Muori e rialzati. E poi aspettiamo. Le Ah! fiere ricordano. Questo è stato un errore mio. Sto perdendo dei minion inutilmente. Devi morire. Però succede. La vita l'ho ripresa. Niente da fare. Non mi ha acchiappato, fortunatamente. Per te è giunta l'ora del rituale. Ok. L'aldilà Gli ti abbiamo cagato un po' di aspetta. tombe sulla faccia e vediamo quello che succede. Lei si è presa un po' di male. Non troppo. Però un po' di male se l'ha piato.
Vuole attaccarmi, ma se mi attacca non penso sia la cosa migliore da fare. Non penso sia stata la cosa migliore per lei, perché c'è un orde minion enorme. Non l'ho capita questa. Porco dinci, porco, lo sapevo, Dando. Ah! 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 Non ci posso credere! Porco dinci, porco! Porca puttana, porca! Di Eva. Vabbè che... Ok, lui non è molto forte. Però... L'abbiamo presa in quel posto dove non si può dire. Questa nebbia si è trasformata in pelle. Nico sta a guardare, naturalmente. Falla guardare. Contenta lei, contenti tutti. Marcirai. Ma che è Dio buono? No? Gliela facciamo? Non gliela facciamo. Troppo pushata alle parti sue. Vabbè, aspettiamo. È inutile ora pushare, già un mare minion sopra di me. Buona, not bad. Questa non è stata una brutta cosa. Ora dobbiamo solo aspettare che... Purtroppo mi pusheranno. Non ci si può fare niente. La tomba ti attende. Un alleato è stato ucciso. Mi sa che questa partita va a finire male, eh? Già l'ho vista. Si alzano, combattono, marciscono. Sarò in lutto per voi. Vai, a 20 milioni di differenza. Uno per fin l'ha messo. Differenza. Dai, dai. Un altro passo verso la fine. Ti stai decomponendo senza saperlo. Ok, meglio così, un pochino meglio, Allora, andiamo a prenderci le... queste. E poi mi sa che ci facciamo questa, sta botta. Il nostro destino è peggiore della morte. Perché lei sta... giocando con 48 a 29, vabbè, dai, dai, non stiamo messi malissimo, dai. Adesso li recuperiamo, questi qui, li recuperiamo. Un nemico è stato ucciso. Bene, Olaf che prende... Il viaggio è lungo, ma lo porterò a termine. E sta a livello 7, quindi la devo... Benissimo, così. Perfetto. Guarda la Vergine, viene per te. Nella terra tornerai. 56 e 35 è una bella me. Ok. Non è male sta cosa.
bene, continuiamo a attaccare, continuiamo a pushare. Qua ci mettiamo la... La cosa. realtà non è altro che una breve riesumazione. Lisin sta laggiù. Va bene. Disseminate i loro resti. Le rovine di queste isole si Boom! 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 E io faccio anche così, va. L'avevo detto che la recuperavo, l'avevo detto che la recuperavo questa. L'avevo detto che la recuperavo. Non ci sono elogi. Quando lo dico, ragazzi. Quando lo dico, le svangate dello Yorick. Facciamo così. I dannati si oppongono al loro destino. Acqua per i vivi. Non c'è problema, abbiamo preso una cosa, quindi adesso non stiamo messi male per niente. Ce ne andiamo, prendiamo questo e questo. Questo, questo, e ce ne ritorniamo là. I go there, and let's go. Let's continue. Bene. Nico 3-0, stiamo messi bene. 48-69, non è proprio il top, però piano piano, faremo la differenza. Prova, prova ad andare via, però. Vai, prova. Mi pare che te ne vai, eh? Carne che presto finirà. Bene, bene. Che cosa sarà una tomba in più di chi ama? Va bene, vai, lasciali, lascia. Lascia stare, va benissimo così. Va benissimo così. Eccolo. Lo vedo. Vieni, Un cerchio eterno. vieni. Che fai, non vieni? Eh? Non venite, non venite, lo svangatore? Va bene, va bene. Ok, Simone, grazie mille per stare con me. Per dopo. Sono contento che ci rivediamo dopo. Ok, sta laggiù. Non Isole ricordano. c'è alcun problema. Continuiamo così. Non mi dà fastidio. La tomba è la tua dimora. Unisci a loro. Le svangate. Le svangate con in mezzo manzottin. Le svangate con in mezzo manzottin. Le svangate con in mezzo manzottin. Le svangate, mamma mia, le svangate. Come svanghiamo, ragazzi? Ma chi è questo svangatore? Ma chi è? I don't know where is. Who is? Wow. Ma perché? Questa non l'ho capita. Però va bene. Per te è giunta l'ora del rituale. A morte. Vengono per te.
Glielo date un'altra svangatella, eh? Another svangatella. Sono qui per seppellirti. I said another svangatella. Do you said another svangatella? Ah, come fa male questa ragazza. Che cazzo fai? Vieni qua. Non ti prendere le botte per... se non te le devi prendere, no? Va benissimo, va benissimo. Falla. Falla andare via. Adesso noi buttiamo giù la torre. È meglio così, guarda, boom. La prima torre, va. Così, in un attimo. Abbiamo sfangato un po'. Aia, morto. Adesso ci facciamo questo. Perfetto. And now we can go to have some fun with the Ziggs, I think. But I don't know if I can. Let's go, very good. Che cosa sarà una tomba in più? Le isole ricordano. Vai, facciamoci pure questa. Not bad. Per te è giunta Che l'ora. svangate! Devo scavare. Dicevano che queste isole fossero immortali. Eppure Porco. moriranno. Un'altra voce nella sinfonia dei sogni. Vieni, vieni. Che cosa sarà una tomba in piedi? È verso la tomba che andiamo. Una maledizione sulla terra. This double kill was Sto good. scavando, è per te. Come on, River, go with me, go. Ah. I have to go back, sorry, man. Rispetto per i morti. Andiamo, 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 aiuta. Boh, non vuole ammazzarmela la final. Hanno deciso di non ammazzarmi la final. Meglio così, è il tuo. Anche un monaco può essere Anche un monaco ha bisogno di pane e acqua. Man, io Non dovevo ci andare. vuole niente per passare da Benedetti. Let's go. Dannati. Ti maledirò, ti ucciderò. Arrivo, arrivo, arrivo. Serie di uccisioni del
Ma come serie di uccisioni? Ma come... Porco dingi per pochissimo. Mamma mia, per quanto poco. Aia. Basta, basta. Basta, fratello, perché devi... Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ma di che stiamo parlando, amici? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Mamma mia, per quanto poco. Oh cazzo. Let's go, baby! Let's go! Aiuto! Ma questo dovete usare! Oh mamma mia! Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia! Ma che svangate do! Ma che svangate do! Ma di che stiamo a parlare? Io sento proprio le svangate che... che partono dalla mia vanga e svangano in una maniera assurda, ragazzi. Assurda! 9-2, Yorick. Per noi la fine è un nuovo inizio. Vai con top. Let's go, guys. Sacro o profano, non lo so più. Che cosa sarà una tomba in più? Questa orda consuma... Wow. Con me, vai, vai, dove stanno laggiù? Se viene uno qua non c'è problema per me. Andate, prendete tutto ciò che volete. L'aldilà ti aspetta. Va bene, va bene. Andiamo là. Faccio quello che va fatto, anche se è orribile.
cari amici. La tua fine si avvicina. Per te è giunta l'ora del rituale. Marciano. Serie di uccisioni. Questo non finirà mai. Go, 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 continua. Vinceremo. Abbiamo l'eternità. Basta, fai, fai, fai. Fai. Non andate, non andate. Perché dovete andare? Non capisco il perché. No, questa è una cosa senza senso per me. Prepara il tuo epitaffio. Go, go, go. Devo scavare. Ridotta in frantumi. La tomba ti attende. Bene, 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 benissimo. Benissimo. Non mi seppellite con questo. Ma che trap, ma che trap? Va bene così, va bene. Ma che vuoi fare? Ma che vuoi fare? Va benissimo quello che stiamo facendo. La si contorce alla ricerca di un luogo in cui insediare. Let's go! Let's continue. Allora, ora pushiamo la bot lane with my R di questo limbo. And go on mid lane with the other. Don't please. Ma che è sto male? Ma che è sto male enorme? Go, go, non c'è problema, let's go. Sarò in lutto per voi. Aia. Boom. Boom. Prendi forma. Mi che male. Vai, vai, continuiamo. Vai, vai, let's continue, man. Mi ricordo di voi. Conosco molto bene alcuni di questi voti. Nella terra tornerai. E GG. GG. Let's go, let's go. Very good, very good. This game. This game was so good. Mamma mia. Best Yorick of Lucca. Best Yorick of Lucca. Eccolo.
Simoncino, Ciamoncino. S, ragazzi, con Yorick. S con Yorick. Guys, if you want, I'm streaming. Diedom Diego on Twitch. Have a nice day. Queste svangate enormi che sono state prese, ben due onori in mio possesso. E thank you very much, everybody. Wow, very good. Good, this Nico was so good. Let's go. And then let's have some fun. Ah, bene Simone che stai a casa. Allora, io direi, io faccio un'altra partita. Poi... Hi, man. Thank you for coming here. And thank you for the game. You were so good. And if you enjoy my page, please follow. And it will be nice. It would be nice. Hi Lux, hi, and thank you for the game. Thank you for enjoying yourself, and thank you for the follow. Thank you very much. Where are you from, guys? I'm from Italy, and I hope. Ah, France! Wow, I like France. And Alexi, where are you from? And where in France? I have a cousin who lived in Paris. He's a chef in Paris. Ok. Nico, vive le Chibou. No, I don't know if I can pronounce it your name well, but if you wanna add me on LOL, please do it, and then we can play some game together. Okay, I accept your friendship. Okay, now let's start a new game and let's have some fun. I will talk with Simone. Okay, allora, Skype. How much time for a 5 minute. Ok, Simone, I am talking to you, I am calling to you. Hello. Hi, Simone, how are you? How are you? I'm fine. Facciamo che io parlo in italiano e tu traduci o devo parlare in inglese? No, no, volendo parliamo Should I anche tutti e speak in due in English? italiano, non c'è problema. We speak in English. Yes, we can speak in English, we can speak in Ok. Italian, in every So, language we want. But I not in think. French. Do you know French? No. No, ok. I only know pomme de terre, that is potato. Pomme de terre. Pomme de terre. Ok. La maison? E pomodoro? Lo so. Maison, poi bajour, and not other words. Pomme de Oui, le pomme de terre. Yes. That's the only word I know. We only Maybe it's know words. is weird, but We only know words about cooking and eating. Yes, of course. Escargot and Chardonnay. pâté de foie gras, Chardonnay. Wow, lots. Not other words. And do you know some word in Italy? In Italian? Adesso lancio un bestemmione enorme.
No, sorry, ok, no Non problem. turi, non turi. No problem, no problem. I'm young. Ah, ok. He's telling you that you're old. Yes, I'm old. I have a long beard, so I'm old. I am a birdman. Birdman and bird watching. No. Wise, wise, not old, Wise. wise. Exactly. Not old, but old fashioned. So, in my opinion, you should keep on playing with LOL because you have lots of people watching Yes, LOL. yes, yes. I have another game with in LOL, and then we can do an unboxing. Oh my God, the first unboxing. Yeah, the new. No, but I don't know because. If all of these people keep watching for LOL, maybe you should just play LOL. We will see later. Okay, we will see later. No problem. No problem. In Italy it's very, very hot. Oh my God. Yes, Too maybe much I should hot. turn on my. Your plane. Yes, my private plane. Your private plane in your room. Yes. I'm sorry, but I must leave. Bye and good luck. Bye bye. Thank you for enjoying our live. Ok, quindi possiamo fare l'unboxing perché tanto. Guys, I'm cold. Come, già hai freddo? Come fai a avere freddo? No, no, Francesco, già freddo. No, ho capito. Non può essere. Ho leggiuto. Non può Comunque sta essere. sbagliato. Se sta Sta di una sbagliato. cazzata. Francesco, Quindi. stai di una cazzata. Sì. He's mistaken. He's mistaking. Raga, sto valutando se andare a tennis con i pantaloni lunghi. Oh my god. Fra, io stamattina sono uscito con i pantaloni lunghi perché Simone è scemo. Scritto Simone è scemo, Francesco. Vabbè, No! non Mi posso dire hanno bannato niente. Yorick. Comunque, considera che io sto con i pantaloni lunghi sempre. What the fuck now? Mi hanno Lo bannato usi? Yorick, che Sei cazzo gli Aurelia? faccio? Ma Irelia, lui userà sicuramente Darius, questo. Che è un counter per Please, Irelia? oh, please, sì. Ah, ecco. Comunque, vabbè, no, prima sciogli questo garbuglio e poi ti dico. Ma il garbuglio è semplice, lui usa Darius di sicuro. E adesso il problema mio quale sarà? Sarà prendere una persona che riesce a cosa Darius. Ma Ma Sforza chi Costa è più è che non caldo, riesce se esagerato. non Sforza Costa Yorick? se muore. Yasuo prende? Ma chi se ne frega di Yorick? Questa di è la temperatura del paradiso e voi non mi cagate. No, Che perché io fai? non ho Prendo l'heatwave. Yaris? Io ho ben Darius? 30 gradi in camera. I will try with Irelia, vai. Proverò con Irelia. Si sente o no il mio jet privato? Sì, si sente un po', ma non troppo, dai. Cioè, di che non si sente Perché la Bly fa più casino del condizionatore. troppo. Allora, questo. Ma perché? Perché? Perché ce l'hanno con me? Me lo spieghi? Il mio main Yorick. Forse perché ho scritto Best Yorick of Lucca sulla live. Esatto. E quindi Mi adesso hanno me saltato fuori fino adesso. Era tanto umido perché. Cioè, fuori fino adesso, nel senso che sono rientrato adesso dentro casa. Sicuramente è più fresco fuori che dentro la camera mia, eh. Quello sì. Fuori sono 23 gradi. Ma allora, qua ha piovuto, ma ha fatto quelle pioggerelle. Allora, è ancora brutto tempo, ma è proprio afa, afoso. Certo. E certo, e Cioè, certo. non è vero, cioè credo, voglio. Sì, è così. Now let's go. Qua non ha piovuto, ma la temperatura è ottima. Ma per me è ancora troppo caldo, frate. Ti dico la verità, io un altro pochino più freddo la prenderei tranquillamente. Sì, quello anche io. Yasuo, mezzogiorno di fuoco, ai ai ai. Ah, ha piovuto stanotte? Però Forse è pioverà domani. rinfrescato per quello. Qua a Sforza Costa no. Come se fossero distantissimi, Esatto, però. Però esatto, esatto. è vero. Cioè, tipo se Sforza nevica Costa stasera. in provincia di Bergamo.
Esatto. Allora, Simone, cosa mi racconti di bello? Allora, che ti volevo dire? Ecco, questo qui, secondo me, dobbiamo fare così tante cose che avremo programma per fare una mini maratona. Guarda che veramente. Tu ci Perché? scherzi, ma possiamo farla una maratona? Possiamo decidere anche il giorno. Poi adesso che siamo affiliati. Esatto, la faccenda è questa. Allora, oggi mi sono arrivate le robe del Zelda che usciva oggi. La remaster di Skyward Sword. E so un amiibo, i controller nuovi per Switch, i Joy-Con nuovi. E il gioco. E va bene. Quello lì, vabbè, ci mettiamo un minuto ad aprirlo. Poi, secondo me, però, tu comunque potresti illustrare la tua nuova serie e narrarla. E Illustrare la mia nuova sedia. narrarla, sì. Poi, c'ho dei box di carte di Pokémon che devo aprire perché devo trovare dei pacchetti che voglio trovare assolutamente. E quindi devo vedere se li trovo là dentro. Dei pacchetti, non delle Ma carte. c'hai dei box di carte Pokémon? Ma Sì. quelli cazzo portano su un sacco. E poi possiamo giocare a Monster Hunter Rise. Devo Sì. prendermela bene. Finì tutte le missioni mie. Esatto. No, ma poi anche la parte nuova. Che comunque, cioè, non è piccola. Benvenuti E nella poi landa io ho degli evocatori. comprato, che si potrebbe anche fare, la mia vecchia mancanza per Switch, che era Mario Kart 8. Davvero, io compravo Mario Sì, Kart la versione 8? dei mini. E Sì. non me l'hai detto? Ma guarda che mi è arrivato tipo 2 giorni fa, Ah. Cazzo, allora ci giochiamo. Yes. Capito? Quindi si possono fare tante cose. Nonché, se lo Illustrami. facciamo dopo il 21, c'è anche Pokémon Unite da fa. Esatto, il 21. Ah, poi eccoci. Anche che altro ci sta? Ci sta, volendo, la Andiamo. reaction al video di Pokémon Unite, se non l'hai visto. Che io non ho visto. Poi ci sta, volendo, la reaction al nuovo, diciamo, anime di Monster Hunter. Ah, c'è un anime Monster Hunter? È uscito il trailer stamattina. È in 3D, cioè non è proprio un anime, però sì. E poi vabbè, volendo anche Steam Deck. Insomma, un po' di roba c'è, cioè, da. Ma ce n'abbiamo un Volendo. sacco di roba da fa. Volendo c'era un sacco di roba da fare oggi, diciamo. Perché poi diventa vecchia. Ma oggi non ce la facciamo. E no, esatto, secondo me oggi possiamo fare una cosa. Io mi sa che massimo alle 7:30 Eh chiudo perché. sì. Non voglio che veda questo Dopo massacro. stasera già volevo andare al cinema. Mi Ah, che vai a vedere? volevo andare a vedere Black Widow. Però sono indeciso se andare al cinema perché siccome questi casi che si rialzano. Non è proprio il massimo il cinema. Sono indeciso se andare al cinema oppure comprarmela su Disney Plus. No, certo. Tanto alla fine non è che cambia tanto. Te la compri su Disney Plus? Te lo vedi una volta o ce l'hai? Non lo so se è tipo noleggio oppure. Ah, ok. Francesco dice che anche lui ci voleva andare qualche giorno fa a vedere la vedova nera. Infatti me l'ha detto. Cioè, ce l'ha detto a me Alessandro. Poi Ma. la madre Alessandro ci ha invitato a casa sua, quindi. Ma la vedova nera è una cosa che tira, eh. Ma tipo, io non avrei, cioè, nel senso, non me ne frega assolutamente il nulla più totale. Vogliamo continuare Questo con perché a questo? te non ti piace la figa, non ho capito. Dobbiamo scegliere noi. Mi Non ho detto quello, però stai a puoi interpretarla. fouting, ho capito. Però puoi interpretarla così, se vuoi. Ci sta. Assolutamente. Ah. E si prendono il re. Hai ucciso un nemico. Wow, ucciso un nemico, ucciso un nemico. E primo sangue, subito, così. Di Adesso torna lì. potenza. Questa danza uccide i tiranni. Questo Gesù non è stato molto bravo in questa occasione. Aiuto, aiuto. È rimasto lì. Fortunatamente. Andiamocene! C'è pace. Ora devo trovare il mio re. Bene, bene, allora, un primo sangue abbiamo preso, eh? Stiamo messi abbastanza bene, dai. Ci prendiamo questo. Adesso ce ne prendiamo un altro di questo. Ce ne andiamo. Vivi come se dovessi morire domani.
Aia. Solito che fai i primi sangue perde, speriamo di no. Let's go guys, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Non ci hanno uccisi tutti. Boh, adesso sta piove un macello. Piove? Mamma mia, assurdo. Ma proprio qui temporale. Ma mi sa che sei la grandine. Speriamo di no. C'ho la macchina fuori. Cioè, c'ho sempre la macchina fuori perché non ce l'ho al garage. Sono una persona buona e affettuosa. Io vado a prendere un attimo una cosa da mangiare. Vai tranquillo, vai tranquillo. Cosa, con che giochi di bello? Eh? Con che giochi di bello? No, mangia, mangia. No, dico con che giochi di bello al. Niente, non l'ho chiappato. Non ti sento. No, dicevo, con che giochi di bello alla PlayStation? A niente adesso. Ah, ma non avevi acceso il tuo aeroplano? No, l'aeroplano era il condizionatore. Siamo tornati alle Ah, terre antiche. E sì. non che saremo poi è più il tuo spento secondo perché. aeroplano. Esatto, e poi è spento perché ho aperto la finestra, che è comunque in realtà caldo, però è sopportabile. E niente. Stavo giocando un attimo a Switch perché avevo iniziato una gara di Mario Kart prima di andare a lavorare, adesso l'ho finita. Però mo' ho spento, ma c'ho fame. Ah, ma per quanto poco. Stavo per ammazzarlo, Simo. Vabbè. Sono lo strumento di uno strano potere che non Oh. conosco. Uccisi un nemico. Va bene così, Resta vai. sempre la lama che non ti L'ho aiuta. ammazzato un altro, l'ho ammazzato un'altra volta. Mi sta allaggà tantissimo. Che sta succedendo? Perché mi sta allaggà così tanto? Anche se mi uccidono, devono Oh comunque cazzo, ma aiutarmi. che è? Perché mi sta allaggà così tanto? Per me stessa. Simone, ci sei? Sta andando malissimo infatti la mia live. Non si sa il motivo. Simone, ci sei? Simone? Mai smettere di imparare. C'è Simone? sempre una Are you via. here? Simone? Ehi, ah no, non c'è. Ok. Ok, pensavo ci fosse. A un certo punto mi ha laggato tantissimo. Oh, ecco. Non so per quale motivo, ma laggavo così tanto, però vabbè. Non fa niente, non stiamo messi male. Ci separa un oceano. Non è un caso. Sì, è andato a mangiare, infatti. Eccomi. Simone, mi aveva laggato tantissimo. Ah sì? Quando? Non me ne sono accorto. No, 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 ma quando tu eri andato via. Ok, continuiamo. Sto mangiando uno yogurt. Bravo, bravo, mangia. Mangia che devo crescere. Mangia che devi crescere. Vai, ora la frizziamo qui. Guardate come danzo, guardate. Guardate che danza. Comunque i quattro spettatori siamo noi, mi sa, eh. Sì. Mi sa anche a me. Cosa vorresti dire, Simone? Che non mi guarda nessuno? No, dico peccato, cioè dico che palle. Ah, ecco anche che devi fare. Cosa? Affiliarti. Ah, affiliarmi, certo. Le cose le hai messe tutte, gli alert? Delle sub? No, Gli alert per i sub e per. mi sa per i sub non l'avevo messo. Allora cosa mi sabbo a fare? Ti sabberai fra un po'. Ma tanto non mi affilio oggi, mi affilio la prossima volta ti sabbi. Ma sì, però affidati oggi, cioè quando chiudi la live affidati. Quando. Certo. Certo, assolutamente. Absolutely, absolutely. Se vuoi fammi insieme. Cioè Non io mi c'era sposo. dubbi. Pensavo di poter domare la nostra terra.
guarda come danzo, guarda come danzo. Non ho più mana, fammi andare via, va. Tanto Volevano sta toglierci la laggiù il magia. coso. Finiranno con la vita. Aia ragazzi, aia. Non va molto bene, questa cosa. Cosa toccherà fare? Vendi. Vendiamo già questi. La loro morte fu il seme della libertà. Vediamo un po' qua. È un po' un problema questo. C'è Nasus. Non sai cos'è un fardello finché non vedi migliaia di persone pendere dalla tua bocca. Bene, 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 bene. Ma che belle botte gli abbiamo dato. Facciamo questo, no, non ce lo facciamo, va bene, 3-0-1, sto molto bene. Come? Sì, anche la live si è un attimo interrotta, infatti, infatti. Ma me ero accorto perché il mio personaggio non mi non mi rispondeva più. Questa è la Non nostra era più vita. mio. Vai, vai, va benissimo così. Va benissimo, amici, va benissimo. Amicici, per Amicici. la pace bisogna stare in due. Ok, ci andiamo a prendere questo. Non mi interessa chi l'ha fatta. Adesso aspetto anche questo. Un nemico è stato ucciso. Bene. Wow, come stiamo andando bene. Ho solo paura un po' di Nasus, però. La libertà ha un ritmo frenetico. Ok, stiamo 70-82, quindi ho 12 milioni di differenza, 3 kill, un assist, lui è morto 3 volte, mamma mia ragazzi. Gli ho preso già 2 placche, ma di cosa stiamo parlando? Simone? Simone, di cosa stiamo Di cosa parlando? stiamo parlando? Di cosa Dimmi stiamo tutto. parlando? Gli ho preso già 2 Chi fa la placche. pace si paga Già col sangue. le placche, lui non ha già più problemi di placche. Non ce n'è più ben due. Esatto, già non c'era più ben 2. Wow, come farmo, wow. E tutto ciò in un attimo. Guarda in che attimo. E voleva fare, il signorino. Erano tanti migliori e tornerà stato ucciso. Let's go, very good. Let's go. Let's go. Si dovrà avvicinare prima o poi il signorino. Il proverbio dice: mai sfidare uno ioniano in faccia. Fa? Non lo tira? Alleato è stato ucciso. Non lo tira? Doppia uccisione. Serie di uccisioni Ma non va ininterrotte. bene così, non va Lo bene. facciamo per chi è venuto Comunque prima di questo noi casino è fuori che non si e sta per qui. chi verrà dopo. Perché c'è casino? Mi passano la macchina sotto casa, è proprio impossibile starci. C'ho paura. Oh my god! La corazza delle torri cadrà presto. L'ho ammazzata un'altra. L'ho ammazzata un'altra volta. Aia, aia. Serie di uccisioni. Let's go! Una bella serie di uccisioni. Intanto faccio una cosa a Mario Kart, va. Vai, bravo, bravo, allenati perché io sono fortissimo. Ricorda ciò che Io hai sono fatto per me. fortissimo, te lo dico, eh. Ricorda ciò che Tu hai sei già fatto. allenato. Sono già allenato, sono tipo freezer. Non mi piace il fatto che tu sia freezer. Beh, magari tu sei Goku.
Ma come ci pensi? Io faccio schifo. No, poi non è che so fortissimo, però sto giocando, insomma. Io invece no. Ok. No, ci so giocare, ma... ma faccio anche cacà. A parte che adesso sto a giocare i tornei quelli a 50 cc, quindi li umili. Quindi... Vabbè, a 50 cc è una merda, eh. Quindi diciamo che le mie abilità si riducono giocando con loro. Però comunque in generale è solo culo, quindi. No? Sai che c'è sta... Io conoscevo dei ragazzi che ci giocavano per bene. Sì, lo so, ma dal momento che esistono gli oggetti... Ma tipo ci stavano tanti, sai che facevano? Si mettevano per ultimi, poi stanno lì per ultimi finché non gli arriva il cannone e poi cominciano a giocare bene. Siccome loro sanno giocare bene, già hanno tutte le scorciatoie e tutto quanto, arrivavano subito tipo sesti, quarti. Sì, e poi li usavano. Esatto. Tipo le scorciatoie io qui non le conosco. Wow, sei fortissimo. No, però mi è capitato anche a me di giocare con delle persone di cui un tizio era bravo. E ovviamente il tizio bravo è quello che vince più spesso. Sì. Ma no, poi era forte lui. Cioè, io sono riuscito tipo su, non lo so, su metti 10 gare. Ne avrà vinte tipo 6-7 lui, le altre io, quindi cioè era forte, era più forte di me, sì. Però il gioco non ce l'avevo. Inarrestabile questo ragazzo. Ma stoppable, stoppable, questo cacatombe. Unstoppable. Un nemico è stato ucciso. Unstoppable cacatombe. No, ma non so il cacatombe adesso. Purtroppo me l'hanno bannato. Colui che sto distruggendo. Era meglio se mi bannavi Relia, tesorino. E non mai unstoppable Yorick. Mai unstoppable friendo. Comunque sì, su Monster Hunter Rise io pensavo di andare avanti. Le cose che non ho fatto. Poi che riarmi. Ah, carriarmi? E poi continuare a carriarti. No, non voglio che mi carri. Ok, let's go. Io sono arrivato. Il narwa l'hai fatto? Il narwa? Nargacuga? No, il narwa è quello lì, quel drago anziano strano. No. L'ultima missione. Ma a parte che... No, ho fatto il magnamalo come l'ultima missione. Ah, ok. No, cioè, no, tipo, non è che è stata l'ultima missione, però... Che hai detto? Un attimo solo? Ok. Che cazzo. Ti dicevo, come ultima missione online non mi ricordo sinceramente quello che ho fatto. Ma su Mario Kart 8 Deluxe ci stanno tre piste al copalino. Sì, ce ne sta due sicure, due me le ricordo. Tre ce ne stanno? Sì. Meglio, perché non mi piacciono le piste al copalino. Sì, carine. Finalmente su. Mi godo il mio. Sarò il leader che merito. Niente da fare. Niente da fare, ragazzi. Questa Irelia è infermabile. Infermabile. Unstoppable. Ineluttabile. Aiuto, aiuto. Boia. Qualcos'altro? Mi ricordo quando ballavo per divertirmi.
Che personaggio ti piaceva usare su Mario Kart? Come? Che personaggio ti piaceva usare su Mario Kart? Su Mario Kart mi piaceva utilizzare... Fammi pensare... Ah, Yoshi naturalmente. Ah, palesemente il più forte. Palesemente il più forte, di che stiamo a parlare? Non capisco proprio... Anche perché me l'hai chiesto, sinceramente. Era per conferma. Ah, per conferma. Ok. Perché se no non riesco proprio a capire il perché. No, non era solamente una trappola. Ah, volevi sapere se ancora ero... Ero un fan di Yoshi. Sì, sì, sì. Ah, ok, ok. Non è ancora finita. Abbiamo appena iniziato a lottare. Un alleato è stato ucciso. Oh no, un alleato è stato ucciso, perché? Le lame danzano in sincronia. Ragazzi, stiamo concentrati fino all'ultimo, ma perché ogni volta questi non si concentrano mai? Mi diceva sempre che avevo i piedi inquieti. Quasi, dai. Mi avete quasi preso. Chi è? Ehi. Terza corsa. Non so anche se ne resta male. Tripla uccisione. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? 10-1, cazzo. What are we talking about? What are we talking about? Let's finish this fucking game. Let's. Ok, basta, basta, basta. Ehi, hey guys. Che palle, usci blu. Go Baron, go Baron. Avanti, nebbia. Queste lame sono state affilate sulle ali. Wow, ragazzi, wow, che partitona. Mamma mia, ragazzi. Ma che cos'è? Un'altra tripla uccisione. Ma di cosa parliamo? Ma what are we talking about? Vai, vai, andiamo al Baron. Andiamo al Baron, ok. Andiamo al Baron. Go Baron, go Baron, Baron. Ok, vai, vai. Start. E questo è perché non segui le call, eh? E vai, e vai. E no, dicevo perché il nostro... il nostro jungler voleva andare avanti da solo e non segui le call, e vabbè. La chiamata al Baron, la chiamata alle armi. Che ovviamente non so che bordi.
Niente, il Baron è quel mostro che sta in mezzo, che sta in mezzo alla giungla, che praticamente dà un buff enorme ai minion, che quindi diventano grossissimi, enormi. Vedi che diventano blu adesso sono. E niente, quindi se tu c'hai questo buff è molto meglio. Quattro spettatori comunque da un po', cioè nel senso fissi. Capito? Quattro spettatori fissi? Eh sì. Va bene, dai. Non fa niente, mi dispiace perché questa partita è veramente. Sono veramente fortissimo. Eppure, nonostante ciò, quattro spettatori fissi. Ayo. Oh. Au! Au! Get out. Au! Au! La tua squadra ha distrutto una torre. La tua squadra ha distrutto un inibitore. Sì, siamo disinibiti finalmente. GG. Very good, very good. Vinto? Sì, vittoria di nuovo, porca Oh, troia. grande. 2 su 2? 2 su 2 oggi. Oggi Grande. 2 su 2. Andiamo in una maniera boom, che proprio. Che proprio boom. E poi lo carriate, diciamo, tutte e due io. Sì? Eh sì, ho giocato bene. Grande. Ti dico solo che ho preso S meno. 14-1. Meno. Adesso scrivo, guys, if you want, I'm streaming. Diego. Let's go. Let's go. Ai ai ai, che potenza, ragazzi. Ma te ne vai a fare una partita? A A me? scacchi? Ah, certo. Francesco, tu ci sei per una partita a scacchi? Intanto fuori sta uscendo il putiferio. Sì? Il putiferio, cioè. C'è davvero il putiferio. Oppure facciamo quattro chiacchiere, Ok. come Sì, vuoi tu. Come come vuoi, a me va bene tutto, sto qui. vuoi, come vuoi. Non saprei, non saprei. As you wish, As we wish. Allora. Facciamo scacchi. Un attimo che. Non capito perché ti si vede sopra. Vabbè, non fa niente, non ci interessa. Tanto te vedi, no? Non ci sa, non c'è Francesco. Se Francesco si vuole unire, è il ah, no, è scusa, è benvenutos. perché ho. Ecco, come va bene. Ok. Allora, innanzitutto andiamo a successo.com. Però non puoi mettere white moon nel posto. Cioè, nel senso puoi, però ci sarei due volte io, non va bene. No, ormai cioè, già stai due e basta. No, dico al posto di Francesco. Ma no, dai, ce lasciamo il coso dopo. Infatti, devo sempre farlo, che mi dimentico. Devo fare due cose importanti in queste live. La prima è una schermata che metterò quando devo andare a fare la pipì, per esempio, che mi scappa la pipì. Metto, tipo che ci sarà la maratona. Sì. Vado a fare la pipì e metterò la schermata. Certo. La seconda è che devo mettere la foto di Wide Cesco. Esatto. Wide Ciccio. White Ciccio, White Cesco. Wide Cesco. Wide Ciccio che non lo mettiamo. Io vedo, cioè, vedo scacchi ora. Stai vedendo scacchi? Bene, Gabs. bene. Twitch però non si vede. Sì, adesso lo cambiamo. Ok. Let's go. Questa transizione è così bella e siamo su scacchi, amici, Sì. amici cari. Hello. Cari amici. Perché siamo in tre spettatori? Cos'è successo? Non so. Cosa sta succedendo?
alla mia life. Va bene, anche 3 va benissimo. Allora, E comunque chess. sopra, cioè comunque in media con Esatto. ora 4, dai. Chess. E andiamo a cambiare. Aggiorna informazioni. Ok. Un po' di chest. Best Yorick e Lucca. No, nonostante non ci interessi che sia un No, best lettera Yorick. bestia di Luca. Com'è bellissimo. Sì, ma non c'è niente. Il mio encomio che mi sono dato da solo. Best chesser in via 4 Esatto. novembre. Numero. Numero. Non lo diciamo perché siamo live e non va bene. Allora, ragazzi, let's go. Go. Cominciamo? Tu lo vedi? Io lo vedo. Vai. Sei pronto ad attaccare, eh? 831, questo viene dalla Gesà. Non lo so. Allora. Vai, vai, vai. Picchia duro, picchia forte. Picchio duro? Picchia duro e picchia forte. Vai, picchiamo duro. Così, vai, giochiamo subito cattivi. Aia, questo le fa Ercoilons. Facciamo così? No, facciamo così. Ok. E vediamo. Vediamo, vediamo. Vediamo cosa fa il signorino. Il mista. Bosemmi. Vediamo Bosemmi cosa fa. Aia. Aia, aia, aia. Vuole andare ad attaccare. E io direi di tirar su questo qua. Quasi quasi. Perché? No, questo anzi. Il cavallo, vai. Perché? È così per sviluppare i pezzi. Tanto Perché? adesso Vai. all'inizio già svilupparli, no? Sì, però. Sì. Dici al caso? No, nel senso non so perché sia meglio il cavallo rispetto a tipo il pedone in D7, per dire, Ah, ok. Perché questi qui dopo rimangono indietro. Tipo questo qui. Cioè il pedone, infatti, pure quello già svilupparlo. Ok, andiamo qua. Non so cosa sta facendo il signorino. Ok. Ora, questo pedone lo devo spostare per forza, tipo qua. E continuare ad attaccare quella linea là. Ah. Per forza. Adesso vediamo. Se sposti il pedone in D7, Ah. dopo con l'alfiere puoi andare a minacciare la regina. Sì, Che lui deve esatto, spostare. infatti era la prossima mossa che facevo. Cioè, vediamo adesso quello che fa lui. Perché potremmo anche fare un arrocco. Ah, se n'è andato Francesco, ecco perché. Dove sarà andato il signor Ma io Francesco? non mi vedo, mi sa, eh? Ok, no, mi vedo, mi vedo. Ok, lui ha spostato questa qua. Però lo sposto uno più su. Sì, uno. Sì, meglio. Vediamo, vediamo cosa farà. A volte,
Sì, scompare la mia immagine, non capisco perché. Non lo so come mai. Live. Non lo so, io ti vedo bene. Fare il coso di Skype. Potrebbe essere Skype. Fammi vedere. No, c'è sta sempre l'ND, quindi non lo so come mai. I don't know. Vediamo cosa possiamo fare. Nel frattempo, lui cosa potrà fare? Forse è il problema della mia webcam. Boh, non lo so. Adesso sto guardando anche sulla live, ma no, non lo so, sinceramente. Ah, questo ragazzo ci sta pensando. Bosemmi, cosa farà? Cosa farà il signor Bosemmi? José. Condensato di Bosemmi Einstein. Andiamo qua. Aspetta. Secondo me ci sta. Sì, ci può stare. Ci può Vediamo. stare. Forse sì. Non so, forse. Se tu lo sposti là, no? Poi lì non succede niente, però. Cioè, lei si No, ferma. c'è il cavallo. È minacciato, ma tanto tu non glielo mangi perché sennò perdi per fiere. No, no, non glielo mangio, però lui non lo può spostare, capito? Non lo può spostare, io lo sposti, te lo sposto sotto l'alfiere. Se lui lo sposta, devi Ah, mangiare la regina. sì. Lui adesso probabilmente farà così, io andrò indietro qua, lui spinge qui, e io vado qua con l'alfiere. E vado a minacciare questa No, se lui spinge infatti. lì lo puoi mangiare. Con che? Con l'alfiere. E no, dopo questo qui non lo Ah, no, mangia. vabbè. Ok. Fino adesso non abbiamo mangiato niente. Occhio però, che secondo me qui lui ti sta per inculare. Dici? Senti la puzza? La Sento un po' la puzza. Se. stai a sentire? Secondo me ti conviene in qualche modo riuscire a spostare l'alfiere e a mangiare il pedone vicino alla regina. E. Aspetta, mi sta a sentire. E il Sì. cavallo per mangiare. Per minacciare la regina che si metterebbe lì a mangiare Qui l'alfiere, capito? dici. Tipo, in qualche modo devi riuscire a fare sta cosa. Allora, adesso arrocchiamo. Ah no, così mi mangia il cavallo, aspetta. Così perdi il cavallo, Aspetta, perché questo è un problema. Dove lo mettiamo il cavallo? solo lì dietro puoi mettere. Qua, tipo. Ah, anche sì, io l'avrei messo dietro, però sì. Oppure dietro qua a coprire la regina, Però, anche. come ti pare, cioè, forse è meglio davanti. No, forse è meglio dove dici tu. Perché mi continua a coprire questo, vedi? Esatto, sì, Sì, esatto, è sì. buono questo. Poi io volendo posso andare anche su adesso con la regina qua e fa quello No, che dicevi tu. no, 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 ti mangio il cavallo se vai lì. Giusto. Però poi io posso fare un bait enorme tipo così. Anda su con questo pedone, fa pedone per pedone. Prima arrocco, poi vediamo. Esatto, sì. In realtà lì c'è.
C'è un buco. Ah. Ora puoi fare quello che volevi fare. Però per ripartire. Se tu con la regina puoi andare a mangiare quel pedone, ma perdi l'alfiere. L'unica è spostare l'alfiere in H5. E così no, mi però. Mi... Però magari. Così così perdo l'alfiere. Però se tu sposti l'alfiere in H5. Minaccia anche la regina. Però la regina me la mangia. Che ti viene a mangiare. Sì, esatto. Però che fai dopo? Cioè, capito, magari lui ti viene a mangiare con la regina, ma puoi fare qualcosa per minacciargli la regina intanto. No, lì lo perdi. Qua me lo mangia, qua me lo mangia. Ma io lo lascerei, perché così dopo mangio il cavallo con questo, tanto è sempre 3x3 alla fine, no? Sì, sì. Quindi posso andare a mangiargli questo qui. Oh mio Dio! Grande! Che cacata che abbiamo fatto! Grande! Vabbè, dai. Abbandona. Sì, abbandona, abbandona. Vabbè, abbiamo fatto una cacata. Vabbè, succede, succede. Non succede niente, dai. Oh my God, oh my God! What a cacata! What a cacata, ragazzi! What a cacata! Vabbè, dai, non fa niente, l'abbiamo persa, siamo di nuovo a 808, io direi che per oggi può bastare così. Ok. Sì, dai, finiamo qui, sono un po' stanco. Oh, ti dicevo una cosa, Simo, allora, prepariamoci per questa live maratona, decidiamo un giorno e poi ci prepariamo per bene, capito? Con allora, l'unboxing e tutto quanto. Dipende il giorno che la vuoi fare, perché... Dipende quanto è vicino, capito? Mm-hmm. Guarda, io penso che la settimana prossima streamerò un pochino di meno, perché sto giù nelle Marche, quindi sto laggiù. E quindi probabilmente mi prenderò non tutta la settimana di vacanza, però streamerò non tutti i giorni come adesso. Però quando ritorno su, streamo, capito? Allora, secondo me, visto che su Switch uscirà Pokémon Unite il 21, mm-hmm, puoi giocare a quello. Cioè, sì, assolutamente. Sì, quello sicuro, quello sicuro. Esatto, poi le cose da fa... poi io devo aprire sta roba. Attenzione, guardiamo cosa dobbiamo aprire. Vabbè. Mi è cascato un album. Devo aprire questi quattro qua. Wow. 3 e 4. È la manosca. Poi però serve proprio la cosa dell'unboxing. E poi sti due. C'è un sacco di roba da aprire. Sì, perché devo trovare dei pacchetti, che dico io. Bene, però, bene. No, la cosa dell'unboxing non serve, perché basta che tu metti che vedi me e ma tu dovresti mettere la telecamera da sopra, tipo. Sì, la metto così, guarda. Me la metto qui dentro la maglietta. E fa così. Wow! Così è un POV. È un POV, sì, sì, sì. Un POV. Ehi, ciao Luca, come va? Spero tutto bene. Se vuoi, intanto posso aprire le cose che mi sono arrivate. Vai, facciamo un piccolo unboxing. Aspetta, adesso allora faccio quattro chiacchiere. Facciamo un po' di quattro chiacchiere, dai. Sì, vai. Cambiamo, facciamo quattro. Aspetta. Un po' di unboxing. Tutto bene? Tutto bene, Luca, noi. Luca, ho una bella notizia, sono diventato affiliato. Finally I am affiliato. I am affiliato. I am affiliato. Affiliato. Affiliato, mamma mia. Affiliato. Ok, allora, sono andiamo a fare Simone. Sì, sì. Non è un momento intimo, però leva. No, cioè è uguale. Ma leva, tanto puoi far diventare invisibile, no? Come si fa? Aspetta, ce l'ho. Aspetta. No, eccolo. No, eccolo. Zac.
Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta che ancora non vedo. Che super cosa. Allora, qui adesso ci scriviamo. Però ora devi mostrare me, Aspetta un secondo. eh. Ma scusa. Chiamo unboxing. Unboxing. Allora. Che unboxing, ragazzi. Parliamo di. Ma che grande scritta. Parliamo di unboxing. Così lo scrivo. Aspetta, che adesso devo mostrare a te. Come si fa? Come si fa? Aspetta. Ecco, qua. Non questo. Intanto Diego illustra a Luca quali sono i Skype. vantaggi dell'essere affiliati. I vantaggi dell'essere affiliati? No, ho Ce l'ha chiesto. sbagliato. Aspetta, aspetta, aspetta un secondo, Luca, che devo fare un attimo una roba. Ma era giusto, era. Simone, aspetta. Aspetta, aspetta, Simone. Ok. Eccolo! Mitico Simone. Eccolo. Wow, sì, è un po' grosso. IR Simone, eccolo. Ok. Bene. Zaccate. Aspetta, vorrei metterla un attimo più dritta, ma devo. Non mi vedo, cioè mi vedo male. Quali sono i vantaggi dell'essere affiliati? Allora, i vantaggi dell'essere affiliati sono che non so. Non li so Sono bene i tutti troppo. vantaggi. So praticamente che quello che possiamo fare è che mi puoi subare finalmente, giusto? Sì. Questa è già una cosa bellissima, che tu mi possa subare. Cioè, spero sia una cosa bellissima, che tu mi possa subare. E poi altre cose che si possono fare, I don't know. Poi che altre cose si può fare, Simone, da affiliati? Puoi mettere. Penso che tu possa tipo personalizzare gli alert, quella roba lì. Wow, quanta roba! Aspetta, oh, e poi non sai quello che mi ha detto coso? Quello che mi ha detto Skype. Eh sì, Skype, Twitch. Te lo leggo, te lo leggo. Sì, diglielo, leggilo, leggilo. Te lo leggo, Luca, te lo leggo. Perché bisogna farlo sapere, no? Certo. Non tutti gli emittenti si impegnano come te. Fai parte di una nuova classe di emittenti nota come affiliati Twitch. Capito? Non sono più uno dei tanti. Twitch Non sei mi. più uno dei tantissimi, sei Non uno dei sono più. tanti. Esatto. Non sono più uno dei tantissimi. Sono uno dei tanti. Non più uno dei tantissimi. Che bellezza è, eh? Una grande bellezza. La grande bellezza. Una grande Allora, bellezza. Simone, cosa ci unboxi quest'oggi? Volevo una tovaglia, ma non ce l'ho. Cioè, volevo qualcosa da mettere sotto, però non ce l'ho. Io non te la posso passare da qui. È fort. È fort. Allora, Simone, ma dov'è Simone? Una cosa professionalissima. Sarà una cosa professionale Sì, dell'ultimo sì. minuto. La federa del cuscino. Big Beauty. Allora. Unboxing on the Fedora. Aspetta, aspetta, un po' di unboxing on the Fedora, ci scrivo. On the Fedora. Anche se Fedora è il cappello, vabbè, uguale. Federa, non Fedora. Ok. Fedora. Ok, un po' di unboxing on the Fedora. Luca, i vantaggi dell'essere affilati li sai benissimo. Allora, cosa andremo a spacchettare Cosa oggi? andremo a spacchettare oggi? È uscito questo. Raccontaci. Si vede specchiato, no? No, si vede bene, si vede benissimo. Zelda. Zelda, sì. Skyward Sword. Esatto, Ah, che ma è quello lì che avevamo visto. è la remaster HD di questo qui. Vedi come mi sono preparato? Wow. Allora. Aspetta però, aspetta. Dimmi. Scusa, allora prima facciamo vedere il trailer di Zelda Skyward Sword e poi un bel Quello vecchio o unboxing. quello nuovo però? Ok. Quello nuovo. Lo facciamo vedere? Vai, fallo vedere. Lo facciamo vedere? Vai, vai, Un fallo attimo vedere. quello. Discatolaggio casa fatto, ovviamente. Sì, tutto casa fatto qui. Un attimino solo che devo. Aspetta. Un attimo, amici. Un attimo. Quindi Allora, devo. innanzitutto leviamo Simone al 3. Aspetta, aspetta, prima devo. Come si chiama? Zelda? Skyward Sword. Skyward Sword. Sì. Skyward Sword. Zelda Music. No, che c'è scritto? Trailer. Sì. E Zelda. Luca dice non farlo vedere, fatti prima pagare lo sponsoring da Nintendo. Ah, giusto, giusto.
Giustamente, ormai ci siamo montati la testa dopo l'affiliazione. Allora, un attimino solo. Siete pronti, ragazzi? E Sì, signor capitano! voilà, guarda là, Simo. Hai visto che figata? Sei Era in pronto? ritardo io. Eccolo. Et voi là. Allora, Ma sono tanti trailer, occhio. aspetta, decidiamo quale. Il primo, il secondo, tu li vedi? Io li vedo piccolissimi, però. The Legend of Zelda Skyward Sword Overview, vai giù un Overview. attimo, che dice? The Legend of Un Announcement Trailer. Skyward Sword Trailer. Wii altro? però Vedi questa. i primi due, se vuoi. Vai, vediamo il primo, dai. Vai. This is the beginning of The Legend of Zelda, the ancient tale of a time long past, and the origin of the legendary blade, Ma si the sente? Master Sword. Io non lo sento, loro non lo so, vediamo te lo dico. Sì. The Legend of Zelda, Skyward Sword HD. Allora, It questo è all un begins gioco, on a parliamo calm del clear gioco. above the Sì. clouds. È un gioco. This Vedi, vedi? Luca dice: il vostro unboxing potrebbe influire sulle vendite, nel senso che potrei decidere di comprarlo o meno a seconda di come mi convincerete. Allora, convincerete. di cosa parla? Allora, il gioco è un gioco della serie di Zelda. La gente che si è introdotta. La gente, scusa, no, dire, la gente è negativo già di per sé. Quindi, le persone che hanno iniziato a giocare a Zelda con Breath of the Wild forse si troveranno un po' spiazzate perché questo è uno Zelda classico, abbastanza classico. Che Che differenza però. c'è perché tra uno Zelda Che classico però. e uno Zelda Breath of the Wild? Per me che sono ignorante. Esatto. Che però introduce alcune meccaniche che poi si sono ritrovate in Zelda Breath of the Wild, come ad esempio la stamina. Che è l'esempio che viene fatto a tutti perché in effetti è quello. E, la struttura di gioco. Allora, innanzitutto cambia la struttura di gioco perché mentre Breath of the Wild ti butta nel mondo e diciamo dopo il tutorial puoi iniziare a andare ovunque. Gli altri giochi di Zelda, a parte il primo in pratica e Breath of the Wild, hanno una struttura se non, cioè, se non obbligatoria, comunque abbastanza predeterminata, quindi o puoi andare solo in un posto o puoi andare in tre o quattro posti, capito? Non di più, cioè non proprio dove ti pare. Ok, ho capito. E la struttura è classica di trova il dungeon, fai il dungeon, trova il dungeon successivo, fai il dungeon successivo, e perché all'interno di questi dungeon, oltre all'arma che troverai, devi anche ottenere un oggetto alla fine, e questo oggetto di solito è sono tipo dei medaglioni o qualcosa del genere. Che ti sbloccano la seconda porzione d'avventura. Nella seconda porzione d'avventura, invece, che è sempre divisa in dungeon, trova il dungeon successivo, dungeon trova il dungeon successivo, alla fine del dungeon, oltre alle armi, trovi anche in genere il, come te posso dire, qualcosa che ti potenzia per battere il boss finale. Ah, ok. Il funghetto di Super Mario, praticamente. No, è come se trovassi Un'arma più le forte. chiavi del castello, capito? The Bowser. Ah, ok, ho capito. E niente, Ma ti quindi. In rimane sta cosa? che senso ti rimane? Sto coso finale ti rimane? Cioè, sto potenziamento dopo ti rimane anche per i casi successivi oppure se ricomincia tutto Sì, da capo? no, ti rimane, no, ti rimane sempre. Non c'è niente che perdi, ok? Cioè, in alcuni tipo su Wind Waker, nei dungeon finali, potenzi la spada suprema e poi ti rimane potenziata. E niente, quindi questo qui, appunto, ha queste cose, però è stato molto criticato per diversi motivi. Allora, il primo è stato il fatto che fosse uscito su Wii, come hai visto da quello che ti ho fatto vedere, e il Wii aveva i controlli del Wii, che erano, diciamo, un problema di per sé. Perché erano fatti in quel modo. In realtà a me non hanno dato troppo fastidio, nel senso che cioè, giocavo bene, se non fosse che doveva essere ricalibrato spesso. Anche perché era uscito insieme a un controller del Wii con integrato il Wii Motion Plus, che era la cosa che aumentava la sensibilità del controller. Quello lì ho capito E qual è. quello che attaccavi sotto. Sì, ho capito. Ok. Ehi, Aspetta. Sì. non ti sentivo più.
No, scusa. E poi, oltre a questo, che però è un problema, cioè, appunto, che hanno riscontrato in diverse persone, ma alla fine a me, fortunatamente, mi è andata abbastanza bene. Il gioco era un po', come posso dire, allora, c'è stava il tuo, come posso dire, la persona che ti accompagnava, che era una molto rottura di scatole. E quindi ti fermava ogni poco per dirti le cose, spesso non erano cose che ti servivano davvero. Sì, nel senso perché il gioco non era così impossibile andare avanti, quindi era pure inutile che ti dicesse come andare avanti. E inoltre il mondo, diciamo, era diviso in due. In quasi tutti gli Zelda il mondo è diviso in due per qualche motivo. Tipo in Ocarina of Time c'è due mondi, nel senso che uno è nel presente e uno è nel futuro. E in A Link to the Past c'è, cioè, uno è il mondo normale e uno è il mondo oscuro. E qui in Skyward Sword c'è, cioè, il mondo sopra le nuvole e il mondo sotto le nuvole. Il problema del mondo sotto le nuvole, che è quello dove stanno le cose da esplorare, diciamo, quindi i dungeon e come trovarli, era che, nonostante fosse fatto molto bene tutto, era un po' poco vario, perché praticamente c'erano tre aree in cui dovevi tornare due volte ciascuna. E mentre di solito sono tipo tante aree e ogni dungeon c'ha la propria area, quindi sono tipo 8 aree o 6 aree, capito? 3 sono poche. Sì, ho capito. E le quest per trovare i dungeon erano, se non sbaglio, simili, cioè dovevi trovare tipo dei frammenti che ti facevano trovare il dungeon. Questo qui non sono sicuro perché ci ho giocato 10 anni fa e non me lo ricordo così bene, però vabbè. Una cosa che invece mi ricordo bene è sopra le nuvole. A me è piaciuto tantissimo, ma c'è un difetto grossissimo, ovvero c'è una città sopra le nuvole, bellissima, perché è molto casa, cioè nel senso quando stai lì è molto confortevole, quindi fai lì, parli con le persone, cammini così, e fai le quest per le persone. Però sopra le nuvole è un mondo grande come quello sotto, ma non c'è nient'altro a parte questa città, e quindi è molto vuoto. Ci stanno pochissime isole, tipo su un'isola c'è un campo di zucche, su un'isola c'è un commerciante, però c'è sta pochissima roba da fare in effetti sopra le nuvole. Quindi E praticamente è questo due mondi che però ne è uno solo praticamente alla fine. sono due mondi che ne ha uno. Sono due mondi in cui uno è grossissimo, ma c'è solo l'hub centrale che ti serve per teletrasportarti fra il mon nel mondo sotto, e quelli sotto sono delle aree poco varie che ti fanno entrare nei dungeon. Dungeon che però sono molto belli, anche se io non me li ricordo, però i pareri che ho sentito di recente li hanno etichettati come molto belli. Io non me li ricordo, onestamente. Mi ricordo qualche boss belli, esatto, quelli mi ricordo belli. Però i dungeon non me li ricordo per niente. E me ne ricordo uno solo, il penultimo, carino. E i boss invece sì, mi piacevano. E niente, questi più o meno erano pregi e difetti del gioco. La musica è sempre bella su Zelda. Ah, un'altra cosa bella che mi era piaciuta erano i potenziamenti delle armi, nel senso che tu nei dungeon prendevi le armi. E poi dovevi prendere oggetti per potenziarli, stile diciamo Monster Hunter, per capirci. Mentre su Ok, Zelda ho capito. prima funzionava che tu trovavi un'arma nuova e era quella era. E per potenziarla di solito non potevi, a meno che non trovavi in un altro dungeon il potenziamento o la versione più forte di quell'arma. E gli unici potenziamenti che potevi prendere erano quelli per tipo avere più frecce nell'arco, Sei per avere. caso partito con la tua moto mentre parla? Esatto. Esattamente. Si sente adesso che sto andando in moto? Avere più frecce nell'arco, avere più soldi, cioè il portafoglio più grande, il portabombe più grande, queste cose così. E mentre qui c'è sta potenziamento più a RPG, se vogliamo. Figo, più bello secondo Ok. me. Questo è Zelda Skyward Sword in un guscio di noce. Simo Hopkins Stati. Come Anthony. Esatto, come Anthony. Allora, passiamo all'unboxing Sì, vero e no, no, proprio. ok. No? No, sì, certo. Non so se vuoi Passiamo dirmi tre. all'unboxing. No, Ok. no, tanto non interessa a nessuno. Esatto. Il nostro unico spettatore, Luca, vuole solo vedere l'unboxing, vero? Vero, Luca? Vero che lo vuoi vedere? Esatto. Io me l'ho portato. Aspetta, mi sono perso le cose. Un momento. Aiuto. Dove ho messo le cose? Io Vabbè, so solo che niente. fuori dalla mia finestra sta venendo giù Il signore. il diluvio universale. Ah, ecco. Sì. Insieme a questo gioco qui, uscito per Wii inizialmente, Sì. con la Limited Edition, è uscito pure questo. Wow. E che era appunto Bello il questo. remaster di Zelda. Sì, era molto bello. Con il Wii Motion Plus incluso, integrato. E
aiuto, aiuto, vabbè. Ehm, in questo caso, per questo Zelda qui, non, c'è, non hanno fatto una limited, ma hanno fatto diretto solo il gioco base. Però hanno fatto uscire separatamente i Joy-Con. Sì. Mi risento, mi sento rientrare. No, io ti sento bene. Aspetta, ok, ok. Ero io che c'avevo l'audio. Ah, ok. E poi hanno fatto uscire, come fanno uscire sempre per qualsiasi cosa, l'amiibo. Solo questo. Fallo più, tiralo un pochino più su che non si vede bene. Bello questo. Solo questo di Zelda, però perché quello di Link già c'era. Uh-huh. Nel senso, di Link ce ne stanno mille, però esatto, cioè proprio quello di Skyward Sword già c'era, che è questo. Ok, ok. Ho capito. Quindi è uscito solo quello di Zelda, e tra l'altro quello di Zelda si può usare per una cosa che secondo me doveva essere integrata nel gioco, senza amiibo, ovvero lo spostamento rapido. Ah, non, si può, non c'è può essere lo spostamento rapido? Nel gioco vecchio non c'era proprio, in quello nuovo c'è con l'amiibo. Quindi devi aprire l'amiibo. Sì, nel tanto l'ho aperti tutti, aprirò pure questo. E, vabbè, allora, e quindi adesso c'è i Joy-Con nuovi? C'è i Joy-Con nuovi. Hai capito il signorino. Con i Joy-Con nuovi, belli cazzo, anche io li voglio. Sono tanto belli. Sono azzurri, cioè secondo me i più belli erano quelli di Dragon Quest. Ma apri pure questi? Fai l'unboxing di questi? Bravo, bravo, così ti voglio. Allora, prima apro la cosa più interessante, cioè, ma meno interessante, ovvero il gioco. Il gioco. E vediamo come si presenta all'interno. Sarà forse un disco? Sarà forse un CD? Sarà un'aquila? E no, è solo un gioco. Oh, bella quella foto, l'immagine, dai. Sì, sì, l'immagine è bella, è vecchia, nel senso è quella di Link del 2011. Quindi... Ah, ok. Facciamolo vedere più da vicino, ma è lei. Esatto, sì, molto bello, mi è piaciuto questo unboxing. Aspetta, che ok. Un unboxing stratosferico. Stratosferico. E vabbè, qui c'è la cartuccia che ora leccherò per sentire se è amara. È amara. Che cazzo vuol dire leccherò per sentire se è amara? È amara. E perché deve essere amara? Perché a me i bambini non la mangiano. Davvero? Sì. Però mi dispiace che sia vuoto, cioè non c'è niente, nemmeno un foglio merdoso. Vabbè. Vabbè, dai. E questo è... Dovevamo fare l'unboxing dei Pokémon. Che c'era il coso per PS subito, un Pokémon, non mi ricordo qual era. Dai, quello lì che ti dava con le isole nuove. Ma di che Pokémon stai parlando? Pokémon, l'ultimo che è uscito, Spada e Scudo. Non mi ricordo nulla di tutto ciò. Vabbè, comunque c'era un fogliettino dentro a Pokémon. Ah, sì, sì, è vero, c'era per prendersi Meo, tipo. Esatto. Esatto, Meo Gigamax, bravo. Ora aprirò l'amiibo di Zelda. Ok. A favore di camera. Bravo. Guardate con che cura, ragazzi. Sì, perché sennò rovino la custodia. Fai bene. Ho fatto, aiuto. Che ho fatto? Ok, scusate che stavo... Sto sulla pagina di... Se no rovino la custodia. E distrusse tutto l'amiibo. Sopra il computer. Faccelo vedere. Inizialmente non li aprivo proprio. Però da quando ho cominciato ad aprirli, ho comunque deciso che mi sarei tenuto le cose, come si chiamano? Le scatole? Non le scatole, però i dietro. Perché sono belli. Ah, ok. Questo qui. Ah, così almeno non lo rovini, giusto? È figo questo. E non lo devo buttare. Ah. Bello. Vabbè, questo invece lo butto. Lo butto. L'amiibo lo butto. La potenza. Potenza di percosse. Vediamo. Ma chi è questo draghetto che c'hanno? Allora, lei è Zelda. Sì, vai, Zelda sì. Vabbè, però è particolare Zelda di Skyward Sword perché è un po' diversa dalle altre. E lui invece è il Solkanubi. E praticamente... È il mezzo di trasporto che usano nel cielo. Ah, ok. Ognuno ha il suo. Questo è quello di Zelda, quello di Link è rosso. E sì, ha pure senso con l'idea del fast travel, perché in effetti è un mezzo di trasporto. Ma quello che sta a toccare è il becco, oppure gli è stato a mangiare una mega nocciolina? Non ho capito. No, è il becco. Ah, È ispirata all'uccello dal becco a scarpa che esiste. Cioè, andiamo a vederlo. Vai, andiamo a vederlo. Andiamo a vedere l'uccello dal becco a scarpa. Forse si chiama becco a zoccolo, becco a ciabatta, non me lo ricordo, però è così. L'uccello dal becco a scarpa. Balenis rex, questo qua. Sì.
Tu lo vedi? Eccolo, Sì. Cioè, l'ho visto su Instagram. ragazzi. Vediamo se è vero che Proprio lui. ci somiglia. Vediamo. Scrivi Sol Canobi se vuoi. Sol Canobi. Che deve il suo nome a Anubi, Ovviamente. ovviamente. In inglese si chiama Loftwing. Loftwing. No, che cazzo è successo? Ecco. Vabbè, lui è identico, in realtà. È identico, ma è rosso. Sì, infatti, anche secondo me è identico. Vediamo. Eccolo, eccolo, eccolo. Cioè, non è che dice. Non è ispirato, è proprio lui cartone. Sì, esatto. È lui cartone. Bello comunque l'uccello albicoscarpa. Dove abita questo uccello albicoscarpa? Io non ho fatto, cioè sono ricerche che ho fatto 10 anni fa, quindi non me lo ricordo Vediamo, sinceramente. vediamo, lo vediamo subito. Ah, la differenza è che il Solcanubi ha una coda a forma di volpe, cioè la coda a forma di coda di volpe. E invece l'uccello albicoscarpa finisce con questa Con codetta le ali, sì. inutile. Allora, vediamo dove abita. Vai. In Sudan, Congo, Ruanda, Uganda, Tanzania e Zambia. Dove Ciao Luca! va Luca? Avevi Ciao fatto tutto fra Luca! 20 minuti, però purtroppo noi fra 20 minuti mi sa che siamo belli che Eh andati. sì, noi siamo belli che andati, Luca, quindi ciao. Grazie comunque per essere stato qui con Grazie, noi. infatti. Quindi continuiamo il nostro unboxing Sì, allora con numero. questo bellissimo uccello albicoscarpa, a.k.a. Sol Canubi. Ecco Esatto, non capisco quanto devo stare su o giù. qui, no, un pochino più su. Perfetto, lì è il top. Ok. Perfetto. E ora c'è Esatto. l'ultima parte, che è quella forte, quella costosa. Che è questa? Questa mi Questi comunque tolgo. belli forte. Questo belli tanto, sì. Ora riuscirò ad aprirli senza distruggere tutto. Ma aprili e poi faccio vedere i Joy-Con, guarda. E invece no, ce la fa. Si riesce. Wow, che unboxing, ragazzi. Vediamo le parti di cui è composto quello Il che andremo Joy-Con, esatto. a prendere. Allora, abbiamo la scatola. Sì. Il Il foglio libro. che ti augura, il famoso foglio che ti augura che ti si rompano i Joy-Con. Ok, No, scherzo. Poi il libretto il di codice. istruzioni dei Joy-Con che nessuno ha mai letto. Esatto. Questi bellissimi Joy-Con sono wow. Wow, Look. Look at this. davvero, ma questi comunque c'hai paura a giocarci, E infatti io non li voglio, non li voglio dai. usare. Cioè, non mi costringe nessuno, in effetti, però. ma tanto li userai. Poi, questa cosa che non usa nessuno, però io voglio, vorrei inficcarlo, però non Perché mi non lo lascia. usa nessuno? Ho sbagliato. Devi Non mi ricordo nemmeno come si levano adesso. far forza. No, devo pigiare il pulsante. Premi il pulsante e fa forza. Attenzione. Lo rompo sicuro. Vabbè, lo farò più avanti. Se lo rompo non è on camera. Rottura del Joy-Con L'altro live. gioco. Bello questo pure. Ma Perché perché? me li hanno dati accoppiati al contrario comunque. Che vuol dire? Vuol dire che mi hanno messo. Cioè, li ho accoppiati male perché ho messo quelli che stavano vicini. Cioè, le due cose che stavano vicine fra loro. Ah, ok. Non credo, non so se l'ho messo al contrario, però non mi pareva. Ok, eccolo. L'ho estrapolato. Non vuole uscire, però vabbè. Ora è rimasto bloccato così. No, adesso uscirà, dai. Devi fare un po' più di forza, mi sa. Ecco. Eccolo. Ma non c'è scritto più e meno? Sì, Sì. sì. Il bello è che questi cosi non li uso nemmeno, quindi. Ah, non li usi Se mai? lo Io li sto. uso sempre. Li sto mettendo qui solo per romperlo, palesemente. Eccolo. Oh, eccolo. Ma no, ma perché Allora, non. devo dire una cosa che non mi piace. L'unica cosa che non mi piace è sti cosi bianchi sopra al blu. Ma ho due meno? Ah no, ok. Ah, ma no, è perché. Li messo al contrario. Sì. Attenzione. Sta cercando in tutti i modi di rompere la sonora. Ma è perché deve avere una double fast? Ma che roba è? Aiuto. Oh, ce l'ho fatta. Oh, perfetto. Finalmente. Facceli Sono vedere. Comunque, contento. a me sarebbe piaciuto più tutto blu, ti dico la verità. No, io non lo so in realtà, forse dorati questi, non saprei. Oppure dorati che riprendono un po'.
Comunque è veramente fighisti così. Sì, mi Ma piacciono giù molto. in fondo, dall'altra. No, no, su quell'altro Joy-Con. Giù in fondo c'è sta un. Che c'è Qui sta? c'è una forza. Ah, ok. Non si vede perché tanto bene. No, perché è lucida, non è colorata. Ah, ok. Quindi solo quando acchiappa la luce, che non so quando Si vede al buio? è. No, si vede solo quando c'è il Solo il riflesso. riflesso, capito, capito. Però non riesco a fartelo vedere in camera. Ma si è visto un attimo, comunque. Ok. Però in realtà vorrei provare come sta su Switch. Che vuol dire come sta su Switch? Cioè, io è lì che lo uso. Il Joy-Con? Eh sì. Vabbè. Ah, dici su Switch sulla. Ah, ho capito, ho capito. Non stavo capendo. Avevo capito. Vediamo Vediamo, questa vediamo come cosa. sta su Switch. Vediamo. Oh, bellissimo. Fa vedere. Ah, stupendo così. Questo Questo sì che è bello. No, coi è portieri. veramente esatto. Questo è veramente bello. Bello. Mamma mia, tanta roba! Attenzione, molto bello, molto bello. Sono molto felice di questo acquisto. Sì, anch'io sono Che molto felice che tu abbia acquistato questo acquisto e che abbia unboxato qui. Esatto. E vabbè, oggi giocherò con questo. In realtà non so se giocherò a Zelda, però. Vabbè, che te frega. Ci Sì, giochi lo esatto. stesso. Anche Esatto. se è perché sai, dopo non so se va via quelle cose vanno via, no? No, no. Quelle Cioè, cose che quelli. c'è sta sopra. E ne so, col sudore le mani, tutta sta roba lì. No, cioè sì, nel senso è un dubbio legittimo, ma spero di no, ecco. Sì, speriamo di no. Va Ma bene, allora, insomma. È io direi salutarci. Ora è arrivato il momento. arrivato il vero momento di Il salutarsi. vero momento, io ringrazio Simone per questo Grazie a unboxing te, e Diego. Ah, niente. per essere stato insieme a me finalmente, dopo tanto tempo che non c'era il Esatto. nostro amico White Esatto. Money, White Mone. è finalmente ritornato. E ringrazio tutti quelli che sono passati, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio tutti e 5 gli spettatori che ci sono in questo momento Grazie a tutti gli spettatori. e vi saluto e ci vediamo la prossima settimana, non so bene quando. Bye bye, ciao ciao a tutti, ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao.